Per i lavoratori licenziati, i giovani disoccupati, gli studenti che vogliono anche fare un'esperienza lavorativa, per quanti vogliono valorizzare la propria professionalità e osare una nuova avventura professionale, per chi non ha ancora deciso quale percorso intraprendere o semplicemente non conosce i nuovi strumenti del mercato del lavoro. Per tutti loro, ma non solo, da maggio 2016 la CISL Lombardia ha dato il via allo sportello lavoro, un servizio attivo in tutta la regione grazie ad una rete di 22 sportelli territoriali e 20 operatori dedicati. La parola a operatori utenti degli sportelli. Il sportello lavoro sul territorio offre un aiuto indispensabile a quanti disoccupati sono alle prese con tutti gli adempimenti legati alla disoccupazione e alle nuove disposizioni previste da Regione Lombardia. E aiuta e orienta quanti, soprattutto in questo periodo giovani, stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro. Insieme a questi ragazzi compiliamo un curriculum, facciamo lettere di presentazione, ci candidiamo per delle opportunità lavorative e insieme cerchiamo come muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Quindi orientiamo questi ragazzi che di fatto all'uscita dalla scuola sono totalmente disorientati e non sanno come muoversi tra agenzie per il lavoro, siti web e quindi proprio attività, esperienze lavorative che ahimè ancora non hanno, ma che in realtà vorrebbero provare a sperimentare per la prima volta. I need your job, that's why I want to come and do this thing, because without this thing I cannot have a job. So I was supposed to get this thing before. Le persone che principalmente si rivolgono allo sportello lavoro, poi durante la chiacchierata, durante il colloquio, fanno emergere problemi ben più radicati di tipo socio-economico, di tipo familiare. Spesso ci sono problemi sugli affitti, sulla gestione economica, sui minori a carico, sui non autosufficienti a carico. Quindi il target di persone che si rivolge al nostro sportello lavoro è lo stesso che poi si rivolge allo sportello welfare per chiedere bonus che possano aiutarli, non lo so, per i minori, per i non autosufficienti, integrazioni al reddito, esenzioni da ticket sanitari. Questa grande fetta di utenza che oggettivamente non può permettersi di magari pagare una tessera sindacale viene comunque accolta, ascoltata, indirizzata in maniera sempre più integrata sull'aspetto lavoro e sull'aspetto welfare. Io mi sono rivolta a questo sportello perché ho lavorato per 28 anni in un'azienda e sono rimasta a casa a metà giugno di quest'anno, quindi metà giugno 2016. Sono venuta a conoscenza dello sportello tramite le rappresentanze sindacali e aziendali interne che avevamo, a cui io sono iscritta come tesserata CISL. Sono passata prima dal DIS21 per attivare la procedura della NASPI, quindi l'indennità di disoccupazione. Sono poi passata allo sportello lavoro per attivare appunto la DID e dopo tramite CESIL ho iniziato a seguire le procedure del Job Club. Il Job Club nella fattispecie che cos'è? È un percorso molto interessante che a me è piaciuto tantissimo perché siamo stati supportati nella ricerca e nell'affrontare nuovamente nel reinserimento comunque del mondo del lavoro attraverso dei corsi che abbiamo seguito per due mattinate. E dove comunque ci veniva illustrata le basi per poter ricominciare a inserirsi nel lavoro, quindi dal curriculum vitae alla lettera di presentazione a come affrontare un eventuale colloquio di lavoro, eccetera, eccetera. Sembrano stupidaggini, però non lo sono, nel senso che comunque è importante. Ti dà anche una maggior sicurezza e soprattutto, parlo nel mio caso, ti fa capire che non sei l'unica persona ad avere questo, perché insomma all'età che ho io può anche essere un bel intoppo. Abbiamo strutturato una filiera del lavoro che prevede diversi passaggi attraverso la collaborazione di personale specializzato. Inizialmente le persone disoccupate vanno allo sportello DS21 dove vengono espletate le pratiche della disoccupazione.
Una volta fatta questa operazione, le persone si rivolgono allo sportello lavoro, dove vengono convalidate le dimissioni, vengono convalidate le DID e si fa una prima profilazione delle persone appunto in cerca di un nuovo lavoro. Le persone vengono quindi indirizzate a CESI Lavoro. CESI Lavoro è una struttura che supporta la persona nella ricerca attiva del lavoro. Si parte dal conoscere la persona attraverso una valutazione delle competenze, si orienta la persona su come muoversi nella ricerca del lavoro e ci si occupa proprio anche dell'incontro domande e offerte di lavoro, mettendo in contatto lavoratori e aziende in cerca di personale. All'interno delle politiche attive, in quanto CESIL è accreditata a servizi per il lavoro, noi diamo prosecuzione alla DID online facendo pratiche per il PSP, il patto di servizio personalizzato, a seguito del quale organizziamo dei job club, dei momenti di incontro e di orientamento alla ricerca attiva del lavoro. Sempre all'interno delle politiche attive possiamo anche attivare, come già è successo, percorsi di dote unica lavoro e garanzia giovani. Cerchiamo quindi di seguire il lavoratore in tutto il suo percorso, dal momento in cui perde il lavoro al momento in cui ci auguriamo lo ritrova. Mi è servito tantissimo come proprio consiglio pratico su come approcciare le proprie candidature al mondo del lavoro concreto, quindi come su quali tipi di canali potersi a quali tipi di canali potersi affidare per inoltrare le proprie richieste in modo efficace, avere dei consigli anche su come stendere il curriculum o come affrontare un eventuale colloquio di lavoro. Quindi mi è stato utile innanzitutto poter inoltrare già le mie domande in modo mirato e concreto, quindi per poter avere poi un riscontro effettivo. Il lavoro adesso è un periodo un po' di crisi per tutti e per i neolaureati penso sia ancora più difficile perché si esce da un percorso di quasi ovattato dello studio, quindi non si è ancora secondo me prontissimi, però appunto dei servizi come questo possono appunto aiutarci ad orientare in questa giungla del lavoro che ormai ci diciamo ci è... in cui siamo coinvolti tutti, noi specialmente giovani.